Oggi vediamo come controllare pistoni, cilindri e bronzine per vedere se sono ancora in tolleranza. Benvenuti in questo sesto episodio dove rifacciamo il motore alla nostra Adventure. Fino a qui tutto abbastanza bene, dado frizione a parte. Abbiamo anche scoperto, grazie ad uno di voi che ci segue dall'Uruguay, grazie Diego, che KTM ha aggiornato la tolleranza delle fasce da 0,5 a 0,4 mm. L'aggiornamento è dal manuale 2009 e noi chiaramente avevamo quello fino al 2008. Quindi, mistero svelato e problema risolto. Le fasce che abbiamo visto nello scorso episodio sono effettivamente finite. Andiamo a vedere come sono messe tutti gli altri elementi delle termiche e le bronzine, per essere sicuri del loro stato dopo quasi 80.000 km. Prima di parlare di come e cosa controllare, dobbiamo andare a vedere un secondo gli strumenti di misura che dobbiamo utilizzare. Per queste misurazioni dovremo usare il micrometro, questo ad esempio è un millesimale. Per misurare il cilindro e le bronzine dovremo usare anche un alesametro, che è uno strumento che si usa in accoppiata con il micrometro. Adesso iniziamo a misurare e man mano che andiamo avanti con le misurazioni vi spiegherò come si usano e come funzionano. Come prima cosa misuriamo i pistoni, perché il manuale non dà uno specifico diametro per i cilindri, ma una tolleranza tra il diametro del pistone e quello del cilindro. Quindi il diametro del pistone sarà il nostro valore di riferimento per lo stato di usura delle termiche. Verifichiamo che con il suo tampone di riscontro il micrometro sia correttamente a zero. Facciamo attenzione che queste superfici qui devono sempre essere pulite e facciamo anche attenzione al fatto che gli spigoli sono talmente vivi che possono rigarci il pezzo che stiamo misurando. Dobbiamo vedere a che classe appartiene il cilindro. Questo è un tipo 1 e quindi andiamo a vedere sul manuale quali sono i diametri di tolleranza per il pistone. Per il tipo 1 il manuale indica un 100,943 di minimo, 957 di massima. Adesso andiamo a misurare e vedere se il pistone è effettivamente in tolleranza. Questo ve lo dico già subito, lo è perché il trattamento antifrizione è perfetto. Sì, qualche righetta a scorrimento, ma è un pistone con 80.000 km e addirittura al di sotto del trattamento vediamo ancora tutte le righettine della tornitura del pezzo, che significa che comunque il pistone non ha subito nessuna perdita di materiale e quindi è come mamma l'ha fatto praticamente. Per essere un pistone di 80.000 km è comunque molto buono. Questo è il pistone del 690 di Seal, come vedete segnato come KO. È un 102 perché il 690 è un pelino più grosso. Noi la moto di Seal l'abbiamo comprata sbiellata. Quando ha sbiellato, ha rilasciato all'interno del motore tanta limatura di ferro del cuscinetto tritato e quindi, come vedete, tutte le superfici di scorrimento del pistone si sono mangiate e quindi non è più idoneo al lavoro. Andiamo a misurare. Per questi diametri qui ho solo un comparatore centesimale rispetto agli altri che sono millesimali, ma in questo caso non è un grosso limite perché il cilindro e il pistone hanno un worn-out limit, cioè un'usura massima indicata di un decimo. Quindi, anche se andiamo a misurare in centesimi, possiamo avere comunque una misurazione abbastanza affidabile. Per misurare, dobbiamo mettere innanzitutto, come dice il manuale, il pistone gambe all'aria e andare a prendere il diametro effettivo massimo che troviamo sul mantello. Prendiamo il micrometro, cerchiamo di essere il più paralleli possibili al piano del pistone, chiaramente perché se noi andiamo a misurare storti ci verrà un diametro differente dalla realtà. Quindi dobbiamo cercare di essere il più morbidi e il più neutri possibili, cercare proprio di fare in modo che le superfici dei tastatori e quella del pistone siano il più lineari possibile. Usiamo un panno in microfibra per togliere eventuali tracce di polvere e olio che ci possono falsare la misurazione e per i tastatori del micrometro andiamo ad avere proprio un pezzettino di pelle che ci aiuta proprio a pulirli. Ci avviciniamo al pistone e andiamo a ruotare piano piano la rotella di misurazione fino ad arrivare a contatto e innescare la frizione. Come si misura? Quando noi arriviamo con lo zero sulla linea principale,
abbiamo il millimetro preciso. In questo caso vedete che c'è quella del mezzo, c'è la prima 0, questa è la linea dell'1. Quando avremo lo 0 qui vorrà dire che saremo effettivamente a 101, ma il pistone sappiamo già da manuale che sarà di un diametro leggermente inferiore, quindi noi avremo una misura inferiore allo 0 e quindi alla misurazione che abbiamo dovremo sottrarre i centesimi indicati nella tacchetta. Quindi vedete che qua stiamo scendendo, andiamo giù, innesca la frizione. Adesso non è diametro definitivo e devo trovare bene l'allineamento, perché piccoli centesimi sono misure comunque molto piccole, ma facciamo un esempio. Qua siamo a 101 meno 1, 2 e 3 centesimi, che adesso poi cercheremo il diametro effettivo, teoricamente sarebbe 100,97. In questo caso siamo larghi, ma vedete che adesso, facendo un po' di aggiustamenti, un po' di movimenti, andando a cercare perfettamente la serialità col pistone, troveremo la misura esatta del pistone. Eccolo qua, perfetto. Abbiamo il diametro effettivo che è 9,5. È qualcosa, quindi è perfettamente al massimo del diametro consentito dal manuale. Adesso che abbiamo misurato il pistone, abbiamo il diametro, dobbiamo andare a misurare la tolleranza che c'è tra pistone e cilindro. Il manuale dà un valore di montaggio che deve essere tra i 5 e i 7 centesimi e un valore massimo di consumo di un decimo. Come prima cosa, per usare l'alesametro, che ricordo è uno strumento comparativo, cioè non ci dà una misura, ci dice quanta differenza c'è tra una misura che gli diamo di partenza e una misura finale. Qui abbiamo un comparatore orologio e un'asta di reazione che lo fa muovere quando noi lo inseriamo dentro il cilindro. Per usarlo abbiamo bisogno innanzitutto di un comparatore che andremo a impostare alla misura che ci interessa. In questo caso la misura di partenza sarà il diametro che abbiamo trovato prima del nostro pistone e lo blocchiamo in posizione. In questo modo lui è fisso e ci tiene la posizione. Andiamo ad azzerare l'alesametro andando innanzitutto a inserire una coda del diametro necessario. Questa l'avevamo già preparata, la conosciamo già. E poi lo inseriamo nel micrometro a misura andando a cercare e settare il suo zero. Come vedete, muovendolo, il comparatore arriva a zero nel massimo della sua escursione. Quindi quella è la misura massima di movimentazione dell'alesametro. Nel caso in cui non ci trovassimo allo zero nel momento di massima escursione della lancetta, dovremmo correggere, uso questo che così non vado a rovinare lo zero dell'altro, dovremmo correggere ruotando il cursore fino a portare lo zero nel momento di massima escursione della lancetta. Diamo una passata di microfibra anche al cilindro per evitare che ci sia olio o polvere che ci falsi la misurazione e inseriamo l'alesametro all'interno del cilindro. Muoviamo l'alesametro all'interno del cilindro fino a trovare la massima escursione della lancetta. Se la lancetta sarà oltre lo zero, vuol dire che la misura del cilindro sarà inferiore. Invece, se la lancetta è al di sotto dello zero, vuol dire che il cilindro sarà di misura superiore a quella che abbiamo impostato sul micrometro. In questo caso abbiamo una tolleranza di un po' più di 5 centesimi, che è esattamente lo standard di montaggio di fabbrica del pistone. Proviamo le varie tolleranze in vari punti del pistone per controllare che il cilindro, oltre a essere a diametro, sia anche regolare in tutta la sua lunghezza, specialmente nella lunghezza di corsa del pistone. Quindi addirittura qua abbiamo una tolleranza 5 centesimi abbondanti, da una parte ho visto un 4 centesimi, qua ne abbiamo 6. L'importante, come da specifiche del 6 centesimi,
come da specifiche del manuale, non essere oltre il decimo, perché significherebbe avere una perdita di materiale di ricopertura del cilindro. L'albero motore e le bronzine di banco richiedono la stessa identica procedura, ma non essendoci le fasce che fanno da tra virgolette compensazione dimensionale, è molto più importante essere precisi. Il manuale dà anche delle specifiche molto più stringenti per l'accoppiamento bronzine albero. Misuriamo l'albero motore e calcoliamo la tolleranza con le bronzine di banco. In questo caso ho il comparatore millesimale e dobbiamo innanzitutto capire qual è lo standard di albero motore con cui abbiamo a che fare. KTM dà tre standard, giallo, blu e rosso, con tre fasce dimensionali che hanno un centesimo di tolleranza l'una dall'altra. Quindi capite che in questo caso avere un comparatore millesimale diventa veramente fondamentale. Anche questo funziona esattamente come l'altro, ma abbiamo una scala in più, che è quella che ci darà esattamente il millesimo. Avviciniamoci con la frizione e andiamo a vedere la scala. Come vedete siamo sul 50, ma sotto lo 0 di 2,5 centesimi, quindi sarà 49,97, e andiamo a cercare l'ultima misura, che è qua su questa scala qua. Dobbiamo andare a trovare la coincidenza con questa riga, che in questo caso è questa qua ed è il 5, 49,975. Quindi è lo standard di misura giallo come indicato dal manuale, siamo esattamente in tolleranza. Queste misurazioni vanno ripetute sui vari punti a 120 gradi di ogni perno, che sia quello di banco o quello di biella, per verificare che non vi siano state deformazioni o problemi. In questo caso anche qui sapevamo che l'albero motore era a posto, perché non ci sono segni particolari e le bronzine, aia, mi sono fatto male, e le bronzine sono belle. Adesso andiamo a misurare anche le bronzine per farvi vedere come si misurano. Ho già impostato il comparatore a 49,975 del perno di banco che abbiamo misurato prima. Ora andiamo a settare il comparatore. Devo regolarlo. Se volete essere veramente precisi, dovete usare questo. Questo è un comparatore millesimale. Io ne ho solo uno, mentre di comparatori ne ho 4-5, però vi dico sinceramente che non è questo il caso in cui effettivamente serva, nel senso che le tolleranze di montaggio sono strettissime. Parliamo di misure da 2,5 centesimi a 5,5 centesimi, ma la tolleranza di servizio, che è quella che a noi in questo caso interessa, è 8 centesimi, quindi già con un comparatore centesimale come questo fate un buon lavoro. Poi se volete l'assoluta precisione potete passare agli strumenti di verifica al micron, ma in questo caso non lo ritengo necessario. Andiamo a verificare il lavoro della bronzina, in questo caso ho già preparato il carter del lato che abbiamo misurato, e vediamo quanta tolleranza abbiamo. Poco più di 5 centesimi, andiamo a misurarne un altro lato, anche qua siamo sui poco più di 5 centesimi, quindi siamo ancora all'interno delle tolleranze di montaggio. E comunque in questo punto la bronzina è un pelino più consumata e siamo molto vicini al worn out limit. Questo è il lato in cui la bronzina risulta più ampia come tolleranza, nonostante sia ancora negli 8 centesimi, siamo a pelo con gli 8 centesimi, e è abbastanza normale perché questo è il punto più basso delle bronzine ed è quello dove l'albero motore spinge di più. Noi le cambieremo, le abbiamo già ordinate, le abbiamo già prese, ma in questo caso è una cosa abbastanza normale, non è un'usura anomala
o qualcosa che non andava. E se il normale assestamento del motore, considerate che per 80.000 km e milioni di cicli, due pistoni, uno una volta, uno un'altra, hanno spinto verso il basso l'albero motore, e quindi lui in quella zona lì è il punto dove ha lavorato un po' di più e la bronzina si è un pelino più consumata. Usiamo la stessa tecnica per misurare anche il perno di biella. Quindi ci avviciniamo, anche qua abbiamo tre tolleranze, 42 meno un centesimo, e qua ci andiamo a essere sulla linea del 4, la coincidenza perfetta. Quindi è 41994, che corrisponde alla bronzina blu indicata dal manuale. La misura del perno di biella serve per determinare che tipo di bronzina andiamo ad andare a sostituire. Noi ad esempio abbiamo una blu, potrebbe essere una gialla o una rossa, quello è in base alle tolleranze dell'albero motore. Per verificare invece lo stato di usura delle bronzine, essendo appunto avvitate le bielle sull'albero, dobbiamo andare a usare un sistema diverso rispetto a quello dell'alesametro che usiamo ad esempio per quelle di banco, che è il plastic gauge. Il plastic gauge è questo filo sottilissimo di plastilina o simile, di un diametro ben determinato, che si va a inserire tra l'albero motore e la biella, e quando noi andiamo a stringere la biella va a comprimersi. In base a quanto si comprime e quanto si spalma sulla superficie dell'albero avremo la misura risultante. Adesso non ve lo facciamo vedere perché noi le bronzine di biella le abbiamo comprate nuove per essere sicuri, 80.000 km apri il motore, le cambi, punto. Ma ve lo faremo vedere comunque nella verifica delle sedi delle alberi a camme che faremo in chiusura del motore. L'attrezzatura che abbiamo usato oggi non è l'attrezzatura più professionale del mondo, ma è il minimo indispensabile per svolgere il lavoro, perché se noi vogliamo lavorare su un motore, comunque questa fase di misurazioni è la parte forse più importante, quella che ci fa capire e conoscere effettivamente lo standard e le condizioni del nostro motore. Ci sono sicuramente strumenti migliori, più precisi, ma anche più costosi per fare questo lavoro. Chiaramente avere un'attrezzatura professionale aiuta e sveltisce di molto il lavoro, ma quello che noi volevamo portarvi era un modo di fare questo lavoro a livello artigianale e amatoriale, quelle che sono il minimo di attrezzature che ognuno di noi deve avere per mettere a posto, lavorare sul proprio motore facendo le cose come si deve. Finito questo video tecnico, incominciamo a rimontare, ci iniziamo a divertire, vogliamo vedere anche noi questa moto finita come penso tutti voi. Noi abbiamo già preso tutti i ricambi, le operazioni di misura le avevamo già fatte, avevamo già guardato, avevo provato anche con micrometri differenti, tipo questo vecchio residuato bellico con una scala analogica, e abbiamo già fatto buona parte del lavoro a camere spente, però ci tenevamo a farvi vedere e mostrarvi quello che è effettivamente il lavoro di misurazione e come si utilizzano quelli che sono gli utensili fondamentali per effettuare questo tipo di lavori. E voi, quali consigli avete per svolgere un lavoro sufficientemente preciso ma con utensili alla portata di tutti? Ci vediamo nel prossimo video dove cambiamo le bronzine e iniziamo a rimontare il motore.